Un buon pomeriggio Paolo, un buon pomeriggio anche al tuo ospite. Grazie, grazie, buon pomeriggio a voi, un saluto ai nostri telespettatori. Hai detto bene Jacopo, siamo a Penne, ospiti della Brioni, e ringrazio sentitamente per l'ospitalità il dottor Alessandro Paparelli, responsabile direttore del personale mondo della Brioni. Grazie direttore per averci ospitato oggi in uno dei vostri siti produttivi, quello di Penne della Brioni, azienda di oltre 1300 lavoratori, marchio conosciuto in tutto il mondo. Non dobbiamo ovviamente ricordarlo in questo momento, tanti negozi sparsi per il mondo, tanti siti produttivi, tutti in Abruzzo, tranne uno in provincia di Bergamo. Ma partiamo un po' da quello che è accaduto negli ultimi mesi, direttore, come avete gestito l'emergenza, come è stata la ripartenza con le vostre maestranze per la produzione dei vostri vestiti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Durante il periodo di chiusura è stato fondamentale per noi innanzitutto comunicare costantemente con le persone. Noi abbiamo la fortuna di avere piattaforme moderne e anche particolarmente accessibili a tutti i nostri dipendenti, anche da dispositivi privati, e questo ci ha reso più facile comunicare con loro, rimanere vicini virtualmente, per così dire, per comunicare anche le direttive del governo e ovviamente le misure di sicurezza necessarie per il rientro. C'è stato poi un grande lavoro di squadra da parte di diverse parti dell'organizzazione, le risorse umane sicuramente, ma anche i servizi generali, i tecnici di produzione, per approntare tutte le misure necessarie, quindi garantire la distanza delle postazioni, approvvigionare i dispositivi di protezione individuale, i gel sanificanti per le mani, le procedure d'ingresso, e devo dire tutti hanno lavorato con grandissima disciplina e coesione. Sulle sanificazioni poi abbiamo fatto un lavoro particolare perché l'abbiamo anche ripetute subito prima della riapertura, e siamo andati quindi un po' oltre, diciamo, le richieste da parte delle autorità, ma l'abbiamo fatto con piacere perché era fondamentale per noi che le persone si sentissero tranquille nel rientrare in azienda dopo un periodo che è stato comunque per tutti anche emotivamente difficile. Nel rientro poi diciamo, ci siamo subito focalizzati, come tutte le aziende, sui protocolli condivisi, quindi abbiamo sviluppato un nostro protocollo molto dettagliato che abbiamo poi spiegato in anticipo, abbiamo distribuito e spiegato in anticipo ai nostri colleghi. Abbiamo svolto un lavoro anche di formazione e informazione, quindi abbiamo preparato materiale informativo molto diretto perché le misure principali di sicurezza fossero chiare a tutte le persone. Questo materiale tuttora tappezza i locali aziendali, e poi di nuovo sulla comunicazione abbiamo fatto un briefing di sicurezza in diretta, quindi una diretta video come si usa fare adesso, ma che è stata importante perché ha dato la possibilità a tutte le persone di fare domande o di richiedere chiarimenti. Le procedure d'ingresso che avvengono proprio in quest'area sono state curate particolarmente con la presa della temperatura per ogni singola persona. Abbiamo potuto vedere qualche istante poco fa l'ingresso del turno delle 14. Esatto, poco fa appunto per il turno delle 2 del pomeriggio, e viene presa la temperatura ad ogni singola persona, vengono distribuiti i dispositivi di protezione individuale evitando ogni forma di assembramento ovviamente. Io vorrei direttore parlare di una importante iniziativa che voi come altre importanti aziende abruzzesi e del paese avete messo in atto in queste ultime settimane, che è quella di aver riconvertito uno dei vostri siti produttivi con il progetto del filo rosso per la produzione di mascherine a Montebello di Bertona. Sì, siamo veramente molto orgogliosi di questo progetto, che è un gesto concreto di supporto alle nostre comunità locali in Abruzzo. C'è stato, devo dire, in questo periodo un senso di comunità ancora più vicino, ancora più forte, e si è sviluppato nell'ambito dei nostri team, di tutte le nostre persone in Abruzzo, ma non solo, anche all'estero. E abbiamo pensato di voler rendere diciamo, un servizio e trasferire questo senso di comunità anche al di fuori del brand. Quindi questo è stato il primo modo in cui abbiamo voluto
potuto realizzare questo ed è un progetto che ci rende particolarmente orgogliosi. Siamo anche grati tra l'altro alle istituzioni, dal prefetto al sindaco di Penne, di Montebello, per aver permesso queste attività durante un periodo di generale chiusura delle attività produttive, e l'abbiamo fatto ovviamente in totale sicurezza, ma la collaborazione e la sensibilità anche delle istituzioni è stata preziosa in questo. Devo dire che i nostri sarti sono abituati a mettere dettagli unici nei nostri prodotti e anche qui non è stata un'eccezione, insomma, anche se il prodotto è diverso, abbiamo inserito un dettaglio che è questo filo rosso con il quale tutte le mascherine vengono cucite, che per noi è il simbolo dell'unità e della vicinanza, del legame che abbiamo con la comunità nel senso più esteso. Direttore, quante mascherine sono state prodotte? Quante mascherine vengono prodotte? Insomma, vogliamo dare anche qualche numero a beneficio, certo, dei nostri telespettatori? Certo, ben volentieri. Allora, nella settimana, in uno spazio diciamo di una settimana, durante il fermo produttivo, siamo stati in grado di mantenere un volume di 30.000 mascherine alla settimana. Adesso ovviamente con il riavvio delle attività produttive, i nostri operai e le nostre operaie sono impiegate anche nella produzione normale, ma abbiamo ritenuto importante mantenere una parte del team tuttora attiva nelle produzioni di queste mascherine. Quindi continuerete a produrre mascherine anche per le prossime settimane, per i prossimi mesi, è questo l'obiettivo? Assolutamente sì, e questo progetto tra l'altro è un progetto che è nato ovviamente in prima battuta per rispondere all'emergenza del Covid-19, ma è un progetto permanente, quindi questo concetto del filo rosso rimarrà nei prossimi anni, ci saranno varie attività a beneficio delle comunità. Sono comunità che abbiamo intorno molto belle, sia comunità locali ma anche comunità di partner commerciali e di clienti molto fedeli che ci hanno dato tra l'altro testimonianza di grande amicizia in questo periodo, e il senso di questo progetto è proprio di rendere queste comunità sempre più vicine e di fare un servizio attraverso le risorse aziendali anche all'esterno. Prima di coinvolgere Jacopo Forcella da studio, io volevo chiederle un'altra cosa, perché c'è una storia particolare che riguarda uno dei vostri siti produttivi, che è quello di Curno in provincia di Bergamo. La Bergamasca è stata la zona del nostro paese più tristemente colpita da questa tragedia della pandemia del coronavirus. Vogliamo dire come avete con i vostri dipendenti, con il vostro personale a Curno in provincia di Bergamo gestita quella che è stata davvero un'emergenza nell'emergenza? Assolutamente, tra l'altro io mi trovavo a Curno appena prima, all'inizio della seconda parte di febbraio, ero in visita allo stabilimento di Curno e devo dire che le persone, i nostri colleghi di Curno sono stati eccezionali, hanno mantenuto una forza, una lucidità, una calma durante questo periodo davvero ammirevoli, così come tutto il nostro personale, ma in quel contesto ovviamente era ancora più difficile. Quindi ci siamo sentiti giornalmente, siamo rimasti in contatto molto ravvicinato con il personale di Curno ed abbiamo naturalmente disposto una chiusura ben in anticipo rispetto alle indicazioni governative, anche in considerazione della situazione particolare della provincia di Bergamo. Jacopo. Sì, innanzitutto buon pomeriggio e grazie della disponibilità ovviamente al dottor Alessandro Pavarelli. A cui chiedo una considerazione: se, visto che l'azienda è in un territorio che è stato anche zona rossa, ovvero il comune di Penne, se per quanto riguarda la formazione e l'informazione, di fatto, purtroppo, trattandosi di pandemia, avete avuto un lavoro un po' più semplice, nel senso che da parte delle maestranze c'era già una coscienza preventiva. Sì, l'informazione, come dicevo prima, è stata assolutamente essenziale e quindi ci siamo tenuti ovviamente aggiornati anche rispetto alle ordinanze specifiche della Regione Abruzzo, del Presidente Marsilio, e abbiamo mantenuto un contatto diretto, appunto come dicevo prima, con le autorità. Io penso che ci sia in fondo centrale un concetto che è quello della responsabilità, che tutti noi abbiamo avuto modo diciamo di sperimentare in forme credo amplificate durante questo periodo. È una responsabilità che si articola
in modi diversi, noi Brioni come marchio, ma anche il gruppo è particolarmente attento ad esempio ai responsabili ambientali o altre forme di responsabilità sociale, ma in questo momento ripartire con la dovuta informazione è stato assolutamente essenziale. Un'altra considerazione, se avete già altre idee sulla scia di questo filo rosso, se è in cantiere qualcosa anche per il prossimo futuro. Assolutamente sì, siamo molto fortunati, abbiamo una comunità di maestranze, di colleghi davvero splendida, ma anche al di fuori dell'azienda ci sono comunità altrettanto meravigliose, quindi la comunità locale ovviamente, ma anche, come accennavo prima, comunità di partner commerciali e di clienti. Quindi l'obiettivo è di tenere sempre più unite, di creare un legame sempre più profondo tra queste comunità, e credo che una delle cose che ci ha insegnato questo periodo è il senso profondo di far parte di una comunità, quindi i legami che uniscono vari membri di questa comunità, che vanno, abbiamo imparato tutti, ben oltre l'individuo, ben oltre la famiglia, ben oltre l'azienda. Quindi tenere uniti questi fili, questo filo rosso come noi lo chiamiamo, è fondamentale, e quindi da qui il progetto permanente, che avrà altre iniziative negli anni a venire. Intanto abbiamo già deciso appunto di mantenere una parte del team, diciamo, permanente per il prossimo periodo a continuare a produrre mascherine, e già altri progetti sono allo studio sia qui che altrove nel mondo. Prima di salutarla, direttore, e di ringraziarla per l'ospitalità, vorrei parlare un po' del mondo Brioni per chiudere. Un'azienda conosciuta in tutto il mondo, dicevamo, dei siti produttivi a Penne, Montebello di Bertona, Civitella Casanova e Curno, ma negozi che si trovano in certo tutto il mondo, da Roma, fuori dall'Europa, uffici commerciali che avete sempre nella capitale. È un marchio e una delle eccellenze dell'Abruzzo, ma io direi del nostro paese. Certo, assolutamente. E è stato bello, soprattutto in questo periodo, seguire le riaperture anche dei negozi, per cui i primi a cominciare a riaprire sono stati ovviamente i negozi in Cina, poi in Giappone. In Giappone c'è stata una seconda ondata, ma già adesso c'è la riapertura a valle di questa seconda ondata, e poi ovviamente i negozi italiani, quelli francesi e svizzeri la settimana precedente. Adesso stiamo aspettando l'Inghilterra ed alcune parti degli Stati Uniti, ma questo ci permette... Quanti negozi avete sparsi per il mondo? Abbiamo 25 negozi in ogni parte del mondo, ed è stato bello appunto vedere gli effetti di queste riaperture, quindi abbiamo già segnali anche in termini di vendite molto incoraggianti dai negozi che hanno cominciato a riaprire, Cina inclusa.